appunto con Nicola. Una sconfitta che discutiamo appunto con Nicola con il discorso della sconfitta. Male. Avete avuto il merito o la fortuna, il merito, di andare in vantaggio, quindi era una situazione ideale per poter cercare anche di vincere. E invece subito dopo il gol avete cominciato a fare a gara chi sbagliava di più. Devo dire che lei ha una discreta abilità nel sintetizzare la partita, peraltro questo è il fatto principale, nel senso che noi siamo venuti con la convinzione di poter vincere questa partita, al di là della convinzione sapevamo che dovevamo assolutamente vincere la partita per poter riaprire un certo tipo di discorso. È chiaro che sapevamo personalmente nel mio staff della difficoltà di queste ultime quattro partite, ma per noi era un'opportunità talmente importante di crescita e di valutazione su quello che avevamo precedentemente fatto, che abbiamo deciso nelle ultime due settimane di dare una nuova identità di gioco. I primi 20 minuti abbiamo visto molto di quello che siamo riusciti a dare in 10 giorni. Il problema grosso è che noi abbiamo subito 74 gol e dei 74 gol che abbiamo subito, molti gol sono venuti per fragilità, per mancanza di lettura, per disattenzione, per una serie di errori che abitualmente chi poi gravita in questa categoria per degli anni non commette. Noi abbiamo avuto il privilegio di confrontarci con questo campionato, ce lo siamo guadagnati l'anno scorso, abbiamo fatto di tutto e faremo di tutto perché mancano due partite. Io credo che ogni professionista debba coltivare un sogno, chi tira il remo in barca non solo non è un professionista, secondo me non avrebbe neanche rispetto di se stesso dei tifosi che seguono. Però oggi ho visto comunque una squadra che al di là degli errori ha cercato veramente di fare di tutto per vincerla, per riaprirla quando siamo andati sotto di quei tre errori abbastanza importanti. E quando uno fa tutto, secondo me il verdetto poi va anche accettato. Almeno ho visto, ripeto, un'identità di gioco nella prima mezz'ora che è frutto di tante cose che abbiamo fatto e ho visto una volontà di vincere a costo anche di perdere la partita. Questo mi è piaciuto, assolutamente era quello che avevo chiesto. Poi è chiaro che si possono analizzare gli errori fatti, ma allora bisognerebbe analizzarli molto, molti e molto tempo prima. Ciao Davide, senti, hai detto giustamente tu prima che con il tuo ritorno in panchina anche un po' cambiato qualcosa, anzi parecchio per quanto riguarda l'assetto tattico, la presentazione in campo della squadra, però diciamo, come dice un po' una formula matematica, cambiano i fattori ma il risultato purtroppo no, quindi questo bisogna un po' prendere atto che la squadra, diciamo così, è partita sin dall'inizio con un peccato originale. Ma io credo che questo tipo di valutazioni, che verranno sicuramente fatte e per certi versi anche poi giusto farle, perché alla fine di ogni campionato si fa un'analisi a 360 gradi, ognuno per le proprie competenze. Mancano due partite e poi indubbiamente si farà questo tipo di analisi. Io per carattere, per passione pura, fino alla fine del campionato non solo mi dovranno aumentare l'area tecnica, perché farò di tutto per poter vincere anche contro la Fiorentina, non solo da me, la gente mi guarda e dice: ma non hai vinto contro l'Udinese, con tutto rispetto, solo per termini di classifica, perché l'Udinese ha comunque una squadra qualitativa, vuoi vincere con la Fiorentina? È un discorso di mentalità. Noi sappiamo che questa squadra e la rosa di questa squadra poteva avere delle difficoltà in questo campionato, però si è deciso all'inizio dell'anno, tutti hanno deciso di vedere quanto poteva valere questa squadra e scoprire i valori strada facendo. Abbiamo capito che in Serie A non basta giocare per limitare gli altri, perché la qualità è talmente alta e tale per cui puoi fare anche partite decorose, partite dove oggi ho perso 1-0 con la Juventus, ma perdi. Poi perdi 1-0, 2-1 con la Lazio, poi perdi magari 3-2 con Milan, ma perdi, perché quando tu limiti solo gli altri diventa difficile poter costruire. Il Livorno ha del paradossale il fatto che dei 25 punti fatti, 22 li abbia fatti con squadre che sono assolutamente le ultime 5 del campionato, se si esclude le partite come contro l'Atalanta, dove siamo riusciti a vincere, o il pareggio di Milan, Lazio, insomma, Napoli, scusatemi, Inter. Non basta per pensare di salvarsi in Serie A, perché devi avere un percorso diverso, un percorso che sia più continuativo. E noi da questo punto di vista, nelle ultime quattro partite, sapendo che la squadra generalmente prima, nella prima parte con me, poi con Di Carlo, doveva passare da una media di 0,80 punti a partita a 2,40,
non puoi fare altro che vincere, perché sennò diventa difficile modificare e aumentare quella media. Questo abbiamo provato a fare. Io oggi sono orgoglioso del fatto che i ragazzi abbiano comunque fino all'ultimo minuto scattato per andare a prendere il pallone, rimetterlo al centro e cercare di riaprire la partita. Avremmo anche potuto magari accorciare un pochino di più le distanze. È indubbio che abbiamo subito dei gol che sono in linea con quasi tutti i gol che si è subito, eppure abbiamo sempre lavorato, però è un campionato sicuramente più qualitativo, indubbio. Ciao Davide, si è parlato spesso, no, delle aspettative forse eccessive che c'era su questa squadra. A parte il fatto che oggi non era la squadra della promozione, perché ce n'era tre soli della squadra salita in Serie A, quindi significa anche che evidentemente i rinforzi non erano tanto rinforzi. Però resta il dato di fatto che, cioè, puoi essere più debole, puoi essere la più debole della squadra della Serie A, ma non prendere 25 gol in 25 minuti. Cioè, tu dici hanno dato tutto, al tifoso resta il dubbio che oggi la squadra abbia dato poco, ma veramente, veramente poco. Credo che il tifoso possa domandarsi questa cosa, potrebbe essere anche per certi versi lecita, però dopo una partenza così, dopo che vai in vantaggio, dopo che comunque tieni il campo e dimostri, ripeto, un'idea di gioco abbastanza importante, con semplicità, come è possibile prendere... Aspetta, prendere due gol, ripareggiare la partita, come è possibile prendere altri due gol? È possibile, ma non sta, quello che ho sempre voluto cercare di spiegarvi, non sta nel fatto che il giocatore non dà tutto, sta in una sorta di... i fattori sono di più, c'è una certa fragilità dovuta a una pressione che costantemente sale di partita in partita, perché le partite finiscono e tu devi vincerle, e quindi è come se sciupassi sempre l'opportunità, e la partita dopo è come se dovessi assolutamente rivincere, e quell'assolutamente si moltiplica e diventa improponibile per il giocatore sopportare il fatto anche di deludere o deludersi, e poi bisogna essere obiettivi, c'è anche un discorso di resistenza alla qualità degli avversari, perché ora si è giocato con 5 difensori, se sono giocati con 4, insomma, tu i gol li hai sempre presi, non è che... e quindi bisogna fare valutazioni che non siano esclusivamente solo quelle di fattore morale, perché secondo me sarebbe poi alla fine la cosa più semplice. Invece bisogna anche fare delle valutazioni tecniche, di struttura, di forza, rispetto comunque al campionato che ha incontrato. Io vi dico che hanno sempre dato tutto, perché così? Perché anche oggi hanno dato tutto. È chiaro che però tu vai in vantaggio, oddio sono in vantaggio, Udine, devo vincere a tutti i costi. Subisci due gol quando hai superiorità numerica, quindi si tratterebbe solo di reggere, tutte cose che conoscono, però pagano dazio. Perché pagano dazio? Perché c'è una fragilità, probabilmente anche un'insicurezza che è maturata nel corso del campionato, di pensarsi inferiori, non lo so. Cioè, la valutazione deve essere più ampia, perché se io vado da loro e gli dico oggi abbiamo perso perché non abbiamo dato tutto, sarebbe semplicissimo. E sarebbe semplicissimo per me, lo sarebbe per il tifoso, ma non so se sarebbe corretto da questo punto di vista.